Ciao a tutti, oggi vedremo come è possibile far funzionare il frigorifero e il modem per internet con energia solare. Vediamo subito come ho trasformato l'impianto. Rispetto ai video precedenti, ho ampliato l'impianto elettrico solare inserendo una presa dedicata al frigorifero e collegata all'inverter attraverso l'interruttore differenziale. Accanto ho installato una presa di rete in modo da fare agevolmente lo scambio di alimentazione del frigorifero. Ho installato due nuove batterie da 100 Ah collegate in serie in modo da formare una batteria da 24V 100 A. Ho montato un nuovo inverter da 24V con una potenza nominale di 3 kW. Infine ho collegato un misuratore in corrente continua che alimenterà lo step down del modem router per internet. Questo sistema in alcuni mesi ha permesso di risparmiare una decina di kilowatt, ovvero il consumo quotidiano di 1 o 2 giorni. Ora vediamo gli schemi di collegamento. Innanzitutto vediamo i collegamenti principali dall'inverter al pannello e alle batterie. I cavi che vanno dal pannello all'inverter sono da 4 mm quadri, mentre quelli che vanno alle batterie sono da 16 mm quadri. Vediamo ora lo schema completo per collegare l'interruttore differenziale e le prese del frigorifero e del computer desktop. I cavi che vanno dall'inverter all'interruttore differenziale sono da 4 mm quadri. Mentre quelli che vanno nelle singole prese sono da 2,5 mm quadri. Adesso vediamo lo schema di montaggio del misuratore dello step down per alimentare il modem router. I cavi di collegamento da 1,5 mm quadri sono connessi alla batteria attraverso la morsettiera dell'inverter.
Questo sistema con lo step down permette di alimentare a 12 volt il modem router 24 ore su 24 utilizzando esclusivamente energia solare. Utilizzando lo step down per alimentare il router negli ultimi mesi ho risparmiato circa 10 kW equivalente al consumo di 1 o 2 giorni di energia elettrica. Questo inverter al suo interno è provvisto di un caricabatterie da 30 Ah che permette di ricaricare le batterie anche con la tensione di rete, magari nelle ore notturne quando costa meno. Attualmente l'ingresso a 220 V dell'inverter è connesso ad una prolunga. Quando voglio ricaricare le batterie con la tensione di rete, connetto la prolunga a qualsiasi presa di corrente. Inoltre l'inverter può essere connesso al PC attraverso un cavo USB. Se vi interessa vedere il software di gestione dell'inverter e come connetterlo al PC attraverso un cavo USB o tramite Wi-Fi, scrivetelo nei commenti. Se avete domande o richieste particolari, non esitate a scriverle nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e come sempre, arrivederci al prossimo video.